Di Maio può venire quando vuole qua, però deve sapere che la cittadinanza qui, ricordo, non è un comizio, è solo una conferenza stampa. Di Maio ha fatto delle promesse, quando uno si mette a capo di un paese deve sapere che ci sono gli applausi e i fischi. Ha tradito l'elettorato tarantino e non penso che avrà ruse e fiumi, no? Daremo la stessa accoglienza che abbiamo dato a Renzi, sicuro. Come è successo in tempi non sospetti, avrà, penso, secondo me, la stessa accoglienza, perché ha tradito l'elettorato. Il 5 Stelle ha tradito l'elettorato di Taranto. Noi da giugno 2017 siamo stati chiari con la cittadinanza e con i lavoratori dell'Ilva. Basta vedere questi volantini che abbiamo distribuito in giro per la città di Taranto e davanti ai cancelli dell'Ilva, dove il Movimento 5 Stelle parlava di chiusura dello stabilimento, riconversione economica, bonifiche dello stabilimento. In che maniera? Smantellando quegli impianti obsoleti, bonificandoli e decontaminandoli con chi? Con quella forza lavoro che opera all'interno di quella fabbrica. Allora, questo contrasto cosa vuol dire? Che ci dimetterà come consigliere? Io ufficialmente stamattina ho dichiarato e ho annunciato e ho presentato le dimissioni da consigliere comunale del Movimento 5 Stelle. Io continuerò il mio operato da indipendente libero di questa città, per rispetto di quelle 1014 persone che hanno riposto fiducia nel sottoscritto.